Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Venerdì, anche se venerdì 17, insomma, noi sorvoliamo, andiamo oltre. Un altro appuntamento con le stelle di Azus, programma creato, voluto, prodotto da Cartomanti Europei, grande organizzazione dell'arte della divinazione, grande centro di cartomanzia telefonica. Di questo parleremo meglio tra poco, in compagnia del nostro amico Azus, le stelle di Azus, perché sono a cura del nostro astrologo di riferimento. Nei prossimi 10 minuti il racconto dell'intero cerchio zodiacale, partendo Azus dall'Ariete. Sì, ciao Pasquale, un saluto a te, ai nostri amici, alla visione e all'ascolto. Per l'Ariete giornata negativa, perché? Perché forse vi farete condizionare proprio da questa data, no? Venerdì 17, voi solitamente non siete delle persone superstiziose, però siccome ci saranno degli imprevisti in questa giornata, beh, inizierete a prendervela anche con la sfortuna, come si suol dire. Però sappiate, amici dell'Ariete, che forse è colpa di questa luna nel segno dello Scorpione, che fa purtroppo emergere delle difficoltà impreviste, improvvise, vi fa anche rendere conto di errori che avete fatto nel recente passato e che adesso forse siete costretti un pochettino a pagare. Però ricordate che Venere nel vostro segno, Mercurio nel vostro segno, Urano nel vostro segno vi permettono sempre di recuperare. Giove però si scontra con Urano, forse i problemi riguarderanno proprio, sai, queste diavolerie tecnologiche, no? L'iPhone, il telefonino piuttosto che il computer, forse lì potreste avere qualche piccolo problema, facilmente risolvibile però, dai. E poi dopo l'Ariete il Toro? Per il segno del Toro giornata negativa purtroppo, perché la luna è opposta nel segno dello Scorpione e quando la luna è opposta voi perdete la pazienza più facilmente. A questo dobbiamo aggiungere che Marte transita proprio in casa vostra, siete più irascibili del solito e quando voi perdete la pazienza, la vostra proverbiale pazienza, sono dolori per tutti, per tutte le persone che vi circondano, ma soprattutto per voi. Perché poi fate le cose in maniera sconclusionata, perché poi prendete delle cantonate, perché poi non riuscite ad essere precisi in quello che fate. E siccome ci sono tanti pianeti che transitano alle vostre spalle e vi rendono distratti, smemorati soprattutto, ecco che allora le difficoltà potrebbero esserci in questa giornata. Poi il segno dei Gemelli. Per i Gemelli giornata tutto sommato positiva, anche se questo Marte comincia a far sentire un po' il suo peso dal segno del Toro, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Intanto però questa luna vi permette di essere diligenti sul lavoro, anche precisi quando darete degli appuntamenti. Perché dico questo? Perché tante volte voi avete talmente tante cose da fare nel corso della giornata, tanti appuntamenti sulla vostra agenda, che o non trovate il tempo per seguirli tutti, oppure addirittura ve ne dimenticate. Questo perché agite sempre con un pizzico di superficialità, di troppo. Ecco, e siccome Venere e Mercurio sono in una posizione che vi rendono particolarmente, no, leggeri in tutto quello che fate, questa luna nel punto giusto vi mette al riparo dagli errori più marchiani. Arrivati al segno del Cancro. Giornata bellissima, quindi estremamente positiva per voi amici del Cancro. Amore in primo piano, e dobbiamo dire finalmente, no? Perché Marte è diventato più sensuale, perché questa luna porta delle belle emozioni e delle nuove possibilità per i single e per chi è alla ricerca anche di un riscatto. L'unico problema è che voi siete incontentabili, perennemente insoddisfatti, e siete alla ricerca, qui mi riferisco soprattutto alle giovani ragazze del Cancro, sono alla ricerca del principe azzurro. Che devo darvi una brutta notizia, amiche mie, non arriva. Non è che non arriva, è che non esiste, capito? Perché bisogna sapersi anche un pochettino, come dire, non dico adattare, no? Però smussare un pochettino degli angoli. La vita di coppia, la vita con un'altra persona, non è sempre rose e fiori, d'accordo? Bisogna anche saper trovare dei compromessi tante volte.